Adesso vedremo come dipingere la casa che abbiamo appunto costruito e assemblato nel precedente video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Games per Passione. Vi do il benvenuto nella seconda parte del tutorial di costruzione della nostra casa. Se non l'avete ancora visto, correte a farlo. Passiamo ai fatti. La colla se ne è asciugata. Io ne ho approfittato per riprendere un po' il tema della paglia sulla casa per infittire la trama e fare alcune riparazioni dove la colla non aveva preso bene. Adesso è il momento di dipingerla. Il colore più ovvio da fare è la pietra, quindi andremo per una scala di grigi. La paglia a seguire andremo da un giallo ocra a schiarirlo e la base ho optato per fare un terriccio con alcune macchie di zolle erbose. Allora, come prima cosa voglio passare il colore texture GV, un po' diluito e un po' mischiato col Vinavil per dare maggiore rigidità alla mia casa. Anziché fare questa fase, potreste passare del Vinavil diluito con un po' d'acqua su tutta la casa. Il colore prescelto è questo, che ho già debitamente diluito, applichiamo un po' una pallozza. Ovviamente, anziché mischiare una texture GV, si può anche utilizzare un colore normalissimo e sabbietta dei cantieri e ovviamente il vinavil. Sentitevi liberi di realizzare il colore fissante come meglio credete. Volendo potete passare anche sulle porte, la scelta sta voi, tanto se un po' di texture sulle porte male non vi fa. La mano di colore fissante texture è stata data. Per fare il tetto utilizzerò colore ocra, come base per la paglia andrà benissimo, e mischierò questo colore con un po' di vinavil, per lo stesso principio di prima. Faccio una base di colore e do anche un po' di rigidità. I paletti di legno che sporgono potete tranquillamente colorare il medesimo colore, li potete tranquillamente riprendere dopo. Il nostro tetto in paglia è stato fatto, la casa già comincia a prendere la sua identità. Per fare porte e finestre utilizzerò un marrone naturale, neutro, ecco. Delicatamente andiamo a fare porte e finestre, cercando di rispettare i bordi. Oltre alle luci lunari, anche i paletti di legno sul tetto. Le nostre finestre e porta sono state fatte. Volevo fare il terreno della basetta della nostra casa, però mi è avanzato parecchio marrone neutro. Quindi, siccome detesto buttare via colore, miscelerò questo colore rimasto con un po' di nero per scurirlo e fare un marrone del tono idoneo per la base. Ecco qua il nostro marrone per il terreno. Abbiamo fatto un po' tanto, ma poco male. Lo recupererò in una boccetta per usarlo un'altra volta. Nello scherzando è venuto un marrone proprio terreno. Una volta asciutta la base con la terra, passeremo a dipingere qualche zona sempre della base di verde per rappresentare il muschio e l'erba che crescerà attorno all'edificio. Volendo potete usare anche l'erbetta statica al posto di questa fase. Io per comodità utilizzo appunto questa tecnica, che è semplice e veloce. Niente se il contrasto di colore è molto forte. Nelle fasi successive andremo poi a mitigare questa differenza. Daremo adesso una mano di dry brush col bianco per incentivare, enfatizzare
tutti i rilievi della casa. Questo lavoro è importante perché tutto il lavoro di scultura che abbiamo fatto sulle pareti, sulle finestre, sulla porta, sul tetto e anche la texture della base verranno messe in risalto dal dry brush di bianco. Questo è esattamente il rilievo che volete ottenere. È quasi un wet brush. Prime fasi date le delicate, poi calcate sempre di più, man mano che il pennello si scarica di colore. Passate una mano di bianco dry anche un po' sulla base. Alla fine del dry il risultato che otterrete sarà tipo questo, che già di per sé è discreto. Ultima fase per ultimare la nostra casa è dargli una lavatura con un marrone scuro. Io ho qui una lavatura che mi sono preparato tempo fa, no, non è miele, ma è un barattolo atto allo scopo. Adesso passerò questa lavatura su tutta la nostra casa e una volta asciutta essa sarà terminata. Questa lavatura l'ho ottenuta mischiando nero, marrone e molta acqua, sempre dei colori acrilici che ho utilizzato per colorare questa casa. Le pennellate seguono la direzione delle fessure che simulano la paglia per far sì che la lavatura vada a inserirsi negli interstizi. Passo questa lavatura su tutto il modello. Nelle parti invece delle mura passerò questa lavatura più verso il basso che uniformemente per simulare un po' l'umidità che tende a salire sulle pietre. La nostra casa è praticamente finita, dobbiamo solo aspettare che la lavatura asciughi. Ed eccoci giunti alla fine di questo video tutorial. La casa, come potete vedere, è finita. Certo, non è un lavoro eccelso, ma ha richiesto 4 ore di tempo, quindi l'equivalente di 2 serate di hobby. Una tempistica secondo me più che soddisfacente. Questa casa ovviamente abbellirà il vostro tavolo da gioco, che sia un wargame storico, che sia un wargame fantasy. Io da canto mio spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio di avermi seguito. Se avete domande, dubbi, perplessità, pareri, fatemelo sapere, scrivetelo soprattutto nei commenti. E non mi rimane che salutarvi ragazzi. Da Danilo è tutto, da Wargames per Passione è tutto, buona serata.